19 giorni di debolezza per Bitcoin, di trend lineare, ribassista come non si vedeva da tantissimo tempo, ma attenzione, nonostante possa sembrare un trend importante, fastidioso, cattivello, negativo, dura da 19 giorni consecutivi di trend ribassista, ma non è neanche lontanamente il più lungo degli ultimi 2 anni. Abbiamo la memoria corta da alcuni punti di vista e probabilmente questo in molte situazioni va un po' a farci disperare, quindi farci provare delle emozioni negative anche da un punto di vista finanziario. Parliamo e spesso andiamo a sottovalutare i dati di natura oggettiva che ci sono. È vero, 19 giorni sono tanti, è vero, probabilmente siamo nello scenario 1 di chiusura dei cicli annuali di Bitcoin, ancora a dire la verità non è neanche detta questa cosa, ma non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli che ha fatto nello stesso ciclo rialzista dalla fine del 2022 ad oggi. Li vediamo in questo video, facciamo un breve aggiornamento su quello che sta succedendo, qual è la questione anche legata per esempio ai ETF di Bitcoin che sono in una fase continuazione in termini di outflow, quindi continua la struttura di uscita outflow e come impatta sul mercato è palese questa cosa, tutti i giorni dell'outflow sono stati giorni in pratica ribassi, li andiamo a vedere oggi, guardiamo anche un grafico su Ethereum perché ha indicato un segnale negativo a livello ciclico ed è un po' pericoloso, in effetti andrebbe vista questa cosa. Allora, Bitcoin Monday di iperaggiornamento, lasciatemi mi piace se ancora non l'avete fatto e ovviamente iscrivetevi al canale Lancio Strano della Moneta, che ho promesso di lanciare solo il lunedì per vedere che cosa ci dice. La moneta dice che saliamo, se ha ragione, praticamente è l'unica che dice che saliamo visto che il mercato sta crollando, vabbè. Non vi fido, però la moneta dice che saliamo. Ragazzi, qualcuno di voi può monitorare gli andamenti della moneta? Facciamo il moneta trading system, vediamo che succede. E dice che stiamo salendo, quindi bisognerebbe comprare Bitcoin. Ma magari ci azzecca stavolta perché siamo molto bassi. Allora, andiamo a vedere prima la questione legata al calendario economico. Non l'ho ancora aggiornato, lo facciamo insieme oggi. Quindi andiamo a inserire quello che è la zona euro, gli Stati Uniti e i 3 stelle che ci garbano e poi andiamo a verificare questa settimana che cosa avviene. PIL degli Stati Uniti previsto identico al dato precedente 1.3, attenzione a eventuali PIL negativi. Se in effetti l'attuale previsto sarà inferiore, quindi negativo rispetto a questo qui che è ancora positivo, potrebbe esserci una volatilità rialzista per i mercati. Questo perché indicherebbe che il rallentamento economico tanto agognato, sembra strano dirsi, ma è così in questa fase, da parte delle istituzioni della politica monetaria sta arrivando e quindi in questo caso i mercati potrebbero festeggiare. Amaro festeggiamento perché in realtà dovranno fare i conti, poi soprattutto i mercati classici, non tanto quelli delle cripto, con una recessione se dovesse arrivare. Ancora non la stanno scontando, ma stanno attendendo, no, questa cosa ci sta, insomma fa parte di queste cose. Poi abbiamo il report sulla politica monetaria il venerdì e niente di importante nelle altre fasi, la disoccupazione che però è la stessa in pratica da un sacco di tempo, quindi non ci sono grandi dati. Andiamo a vedere quello che riguarda invece la questione degli ETF di Bitcoin. Ormai è un dato di fatto, ETF di Bitcoin in sostanza, in sostanzioso riduzione in pratica dalla picco che era avvenuto qui a giugno, un doppio massimo che si è andato praticamente a creare con il discorso di marzo, dove in realtà il total asset under management ha toccato il massimo storico qui a circa 61 billion sugli ETF, qui eravamo a 58 billion circa sugli ETF. Da lì declino, nuovo declino del prezzo di Bitcoin, che tra le altre cose non ha retto neanche i massimi storici rispetto al pump precedente. Qui era arrivato infatti a 73.000
dollari, qui nella parte di massima è arrivata a 71.000 dollari, nonostante l'asset under management era aumentato. Segno che nonostante le emissioni di liquidità all'interno del mercato, c'è una fase palese negativa di Bitcoin e del mercato delle cripto, che è una fase che solitamente è di natura emotiva, cioè la fase ciclica dei mercati, quando i mercati proprio non ne vogliono sapere, a prescindere dalle notizie, di essere positivi, e quindi anche un influsso denaro, insomma di dollari sui Bitcoin nei periodi precedenti non aveva portato a fare un nuovo massimo. Andiamo a guardare i dati per quanto riguarda Bitcoin, la questione dell'analisi ciclica di cui avevamo parlato tempo fa. Ormai il ciclo mensile è vincolato al ribasso, è iniziato dopo 30 giorni il 31 di maggio. Avevamo avuto insomma l'idea che qui sul minimo di venerdì 14 giugno potesse aver fatto un ciclo mensile lungo, ovviamente immediatamente negata dal ribasso di martedì 18 di giugno, e da lì in poi, come ne avevamo parlato anche nei video, ovviamente lo scenario era molto più probabile che fosse un vincolo ribassista per la struttura ciclica del mensile che a questo punto è atteso in chiusura dopo fra 30 giorni, la domenica 30 di giugno, cioè in linea di massima entro la fine di questa settimana, l'inizio della prossima. Teoricamente dovrebbe chiudere il ciclo mensile di Bitcoin, però attenzione, perché ci sono alcuni dati che vanno presi in considerazione. Qui sul minimo di maggio è iniziato un nuovo trimestrale, ha fatto un mensile rialzista e uno ribassista, non è vincolato il trimestrale che ancora resta positivo, ma se dovesse andare Bitcoin a rompere i minimi di 56k, ma anche secondo me semplicemente a chiudere intorno ai 57 eccetera, vincolerebbe secondo me anche il trimestrale, quindi a quel punto ci sarebbe un eventuale rimbalzo del gatto morto del mensile, che poi avrebbe tanta possibilità di andare a creare un nuovo minimo. A dire la verità, qui siamo un po' in una zona di nessuno, sostanzialmente poi andiamolo a vedere, perché poi lì vige la regola dei cicli superiori, non tanto quella dei trimestrali e dei mensili, bensì quella dell'annuale, che potrebbe in effetti chiudersi entro la prima decade di luglio di quest'anno ed essere la stessa cosa anche per tante altcoin che abbiamo visto sprofondare. Tra le altre cose, se vi va bene ragazzi, ve lo chiedo, mercoledì facciamo una live dove guardiamo solo altcoin, grafici. Che cosa ne pensate? Però una live che facciamo insieme, fatemelo sapere nei commenti se questa cosa vi piace, datemi un cenno, così mercoledì live tra di noi è solo sulle altcoin, andiamo a vedere tante altcoin che sono veramente crollate dando dei segnali buoni di acquisto, ma quanta paura, no? In queste situazioni andare a premere quel bottoncino buy, chi ci salva? Solo le regole del trading, solo le regole pianificate e precisamente costruite di una strategia ben delineata, che riguarda sia gli investimenti che il trading. Ovviamente è la stessa cosa nel caso investimenti, ci ragioniamo solo su time frame più lunghi. Nel trading di solito ormai è assodato che si ragiona su time frame più brevi, la logica è quella, ma l'operazione è sempre un'operazione di trading. Allora, questa struttura in pratica ci dice che da qui siamo a 54 giorni sufficienti per chiudere un bimensile, sì, ma cortissimo. Ora, siccome il primo è stato corto e questo è il ribassista veramente imponente, perché ha fatto tutta una struttura al ribasso, va bene che sia più corto. Io però, come ho risposto anche a un utente attraverso lo short di YouTube che mi chiedeva, ma l'alzista è iniziata l'altro giorno perché abbiamo fatto un minimo, io quando vedo trend del genere sono sempre sul chi va là, cioè sono sempre in attesa di inversioni di trend. Avevamo anche provato l'operazione, vi dico francamente questo mese è stato negativo, perché io faccio solo long su Bitcoin, lo sapete, quindi non posso guadagnare nel momento in cui il mercato perde da 20 giorni, però non abbiamo perso quasi niente, questa è l'opportunità di questo discorso. Ogni tanto ho fatto anche dei tentativi, uno dei miei sistemi ha fatto i vari stop, però quello è un sistema che ragiona in termini di breve, quindi basta una semplice operazione longa e recuperare tutti quegli stop che ha costruito, anzi a riportare in guadagno, quindi niente di rilevante.
Però i tentativi li ho fatti lo stesso. Perché? Perché anche se con un position sizing veramente molto piccolo, il 20% del capitale, volevo provare, no? Se il mercato ci dava il contropiede, saliva, eccetera. Allora, queste sono strategie che si vanno a costruire e fanno parte appunto del gioco. Però in linea di massima io, fino a quando non vedo un'inversione di trend, quantomeno sui miei sistemi di trading, eccetera, difficilmente andrò a prendere posizioni. Ho una statistica di cui parlerò a brevissimo in Academy, tra le altre cose, perché ho studiato un sistema particolare su uno dei nostri trading system in Academy e voglio spiegare un po' agli utenti come lo sto andando a gestire, perché ho cambiato delle cose e lì c'è una statistica che mi indica che la possibilità che si vada a invertire questo trend ribassista è molto alta tra mercoledì giovedì in poi, da mercoledì giovedì in poi di questa settimana, che non che si inverta il trend nel senso che poi ritorniamo a fare massimi, ragazzi, ma che questa fase del trend ribassista termini facendo un rimbalzo, che probabilmente sarà un rimbalzo, ma questo ci dice la statistica che ho creato, di più non ci può dare, però sostanzialmente ha il 75% di probabilità che dal mercoledì in poi provi a fare un rimbalzo anche un po' più consistente. Ovviamente c'è il 25% che dice che si continua a scendere, però ragazzi, 75% è una probabilità molto alta e quindi ovviamente tenetela anche in considerazione se magari state ragionando su qualcosa. Ovviamente serve ancora arrivare almeno a mercoledì giovedì questa fase qui in pratica sarebbe poi terminerebbe in questo contesto verso appunto mercoledì giovedì a 26-27 giorni di mensile, per un totale di 57. Ci può stare, anche perché questa struttura è molto ribassista, ci può tranquillamente stare, perché poi magari fa l'ultimo mensile a chiudere il trimestrale, che sarebbe quello peggiore in teoria, o di congestione o di ribasso. Allora poi andremo a vederlo se lo fa, ovviamente, ragazzi. A me non mi piace parlare di queste cose in anticipo, perché poi i mercati vanno analizzati giorno per giorno. Andiamo a farvi vedere anche un'altra cosa, questa struttura di trend che sta sviluppando Bitcoin dai massimi del 7 giugno è cortissima. Se noi anche consideriamo i massimi del 5 di giugno, che sono 71.759 su Bitstamp contro 71.949, ci rendiamo conto che sono 17 o 19 giorni di ribasso. Wow, 19 giorni di un trend molto prolungato, autoribassista, ma insignificante. Perché? Perché rispetto ai precedenti, anche ai soli precedenti, quello proprio questo qui per esempio, è di meno. Qui erano 23 giorni, per esempio, l'ultimo ribasso che era avvenuto dall'8 di aprile, ma se andiamo a considerare dai veri massimi erano 48 giorni. Nei precedenti cicli, nelle fasi precedenti, soltanto quella di gennaio è stata corta del 12%, quella dovuto alla questione degli ETF. Le precedenti fasi sono tutte più lunghe. Abbiamo questa fase qui che è di circa 61 giorni di ribasso di trend ribassista e laterale ribassista, e questa di 60 giorni laterale ribassista. Quindi solo le brevi correzioni, queste qui, sono state più corte, ma anche questa, vedete, 18 giorni. Quindi questa fase, seppur sembra molto lunga, in realtà, non essendo una fase impulsiva come questa qui e neanche questa qui, perché è stata una fase boom boom, è molto più simile a queste sono durate 60 giorni, tra le altre cose più simile anche in termini di tempo, perché qui siamo nel aprile del 2023 fino a giugno del 2023 e qui siamo a luglio 2023 fino a settembre 2023, in pratica l'estate di mezzo. C'è anche un'altra statistica di cui
A dire la verità ne ho parlato in Academy, ma in un tutorial, quindi secondo me molti non l'hanno vista e ne parlerò a breve, che indica che Bitcoin ha davanti a sé tanti giorni dove non farà assolutamente un tubo, cioè variazioni poco consistenti, dovrebbe fare piccole variazioni, quindi ha bisogno di perdere tanto tempo. Questa è sostanzialmente una vacanza, si deve prendere Bitcoin. Però in linea di massima questa struttura è molto rilevante nello spiegarci che questa fase ribassista è molto piccola e che quindi in realtà potrebbe tranquillamente perdurare anche nei giorni prossimi, e quindi magari se dovessimo arrivare a 60 giorni arriveremo addirittura al 4 di agosto, cosa che può avvenire solo ed unicamente se abbiamo un trimestrale che si andrà a delineare con un prossimo ciclo mensile di natura molto lunga, cosa che non tanto sta in piedi con la chiusura dell'annuale, però lo vedremo poi con calma questo discorso. Passiamo ad Ethereum, perché Ethereum ha probabilmente vincolato il suo ciclo mensile al ribasso proprio nei giorni scorsi. Allora, Ethereum 31 giorni di ciclo mensile dovrebbe essere stato fatto il 14 di giugno con un rimbalzo che è durato veramente poco e teoricamente avrebbe già vincolato ribassista l'intero ciclo mensile. A meno di troncamenti di questa struttura ciclica, che ad oggi sarebbe a 42-41 giorni, può tranquillamente troncare anche a 45, come vi avevo detto la questione di Bitcoin, però qui sembra chiaramente che poi si vada nella stessa logica della questione di Bitcoin, quindi sembra, se noi facciamo ricadere qui la chiusura del ciclo mensile, sembra che qui il vincolo sia in questo modo, che quindi si aspetti la vedete la metà di luglio, la famosa zona dove teoricamente dovrebbe confluire la fase ribassista delle altcoin, non solo quelle delle cripto di Bitcoin, e chiudere il tutto. In pratica dovrebbe chiamarsi una roba del genere, cioè una specie di doppio minimo con questa fase, andando a ricostruire esattamente la stessa struttura che Bitcoin aveva fatto nei mesi di aprile e settembre del 2023, cioè questa zona qui, questa zona che sembra un pattern, il pattern più amato in questo momento dal mercato delle cripto. Andando a ricostruirlo in questo modo andremo a vedere. Quindi teoricamente anche la questione di Ethereum ci porta un'idea importante, la possibilità che qui perduri ancora un po' questa fase di riflessione del mercato, a meno di troncamenti del ciclo mensile. Questo è un mensile vincolato ribassista, quindi qui c'è poco da fare. Nasdaq, per concludere il tutto, e dove siamo? Stiamo andando a chiudere questa struttura da 70-75 giorni, il ciclo trimestrale di Nasdaq 100 lo sta chiudendo con questa zona di minimo, da lì in poi ne parte un altro. Nuovi massimi in attesa, oppure facciamo attenzione perché a livello annuale stiamo andando vicino alla zona dei massimi dell'annuale di Nasdaq, che coinciderebbe anche con la famosa zona di massimo che dovrebbe teoricamente fare la ripartenza del prossimo trimestrale, cioè dovrebbe fare una roba del genere. Questo dice la teoria ciclica, prima di chiudere entro settembre-novembre questa zona e portare questa fase ribassista. Una fase ribassista che, se dovesse avvenire sui mercati classici, potrebbe anche impattare sulle cripto e quindi allungare questa agonia attuale. Sì, no, non sono correlati al momento, lo vedete, c'è veramente una scarsissima correlazione tra i mercati classici e quelli delle cripto, tant'è vero che siamo a poli opposti, Bitcoin è sceso, Nasdaq è salito addirittura, quindi in correlazione inversa, direi, negli ultimi periodi. Andrà valutata comunque questa cosa. Certo è che in questi mesi si stanno delineando delle chiusure cicliche molto rilevanti per i mercati delle cripto, ed è qui che interviene il sangue freddo e soprattutto lo studio e la capacità nella idea che si possano prendere eventuali occasioni, perché se dovesse in effetti ritornare una fase positiva dei mercati come quelli soprattutto delle altcoin, e in questi periodi che si fanno gli affari veri. Ovviamente non è il sorceso compro perché è sceso il prezzo, quello è totalmente sbagliato, senza senso, e lo fa chi non ha mai studiato, eccetera, ma è il mio progetto, è quello, seguo il mio progetto, ho fatto le mie strategie, ho fatto i miei studi, so dove sto andando a parare,
quando avviene, secondo i miei livelli di rischio, eccetera, un'eventuale struttura di inversione, so già dove mettere le mani perché sono preparato e anzi questo periodo mi sta dando magari segnali giusti. Ma è ovvio che in mercati ribassisti, soprattutto come quello delle cripto, non è mai una genialata comprare fino ad inversione non avvenuta. È sempre meglio attendere un po' per rischiare il meno possibile. Fatemi sapere quali sono i vostri progetti. Come sempre, noi ci rivediamo mercoledì. Fatemi sapere se vi piace mercoledì l'idea della live sulle cripto, Only Crypto, dove guardiamo grafici insieme e vediamo che cosa sta succedendo. Ciao a tutti, buon inizio settimana.